È il primo passo della kermesse del nostro premio Ladomio Bonanni, che quest'anno, come sapete, arriva alla 12ª edizione e è il primo anno che porta il marchio Beaver. Questo è un passaggio molto importante. Di fatto conferma quello che noi abbiamo sempre detto, cioè che le nostre attività di sostegno alla cultura cittadina sarebbero proseguite pure dopo il passaggio e l'assorbimento di Carispac in Beaver. Una giuria tecnica composta da grandi nomi, quella per selezionare la terna di vincitori del premio letterario nazionale intitolato a Laudomia Bonanni, scrittrice di romanzi che ha collezionato grandi successi negli anni 70, ma che, come accade frequentemente nel mondo dell'editoria, è poi stata dimenticata. A decretare il finalista che si aggiudicherà il primo premio saranno però anche i ragazzi delle scuole di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Sulla base della terna dei vincitori, i ragazzi sceglieranno poi il vincitore del premio, quindi è attribuita a loro la responsabilità, la competenza, l'obiettivo di scegliere il vincitore. Qui di nuovo si dimostra la loro competenza e la loro responsabilità. E, sceglieranno, ognuno darà un voto. E la somma dei voti si somma ai voti della giuria tecnica, quindi quella con i grossi nomi. Il parere di un ragazzo varrà come il parere di Sergio Zavoli o di Maria Luisa Spaziani. Questo perché? Perché vogliamo far capire ai ragazzi che sono importanti, che possono decidere, che devono saper decidere. Il concorso si articola in tre sezioni: quello della poesia edita, quella dedicata agli esordienti che non abbiano raggiunto il 35° anno di età e quella di poesia inedita riservata agli studenti di un istituto superiore della provincia dell'Aquila per una raccolta di 10 poesie. Sono emozionata perché mi rendo conto di comunque partecipare alla scelta di una poesia o comunque di una serie di poesie per un concorso molto importante e mi sento gratificata. Il preside in realtà mi ha inviato una lettera in classe, una circolare, mi ha inviato la circolare in classe e sotto praticamente le informazioni riguardanti il concorso, mi ha scritto: io ho scelto te e aspetto la tua risposta affermativa. Brogiato sembra essere il prediletto dalla giuria per aggiudicarsi il primo premio di 6.000 euro, mentre per il concorso di poesia a tema libero riservato ai detenuti di penitenziari italiani, giunto ormai al 7° anno, la terna vincente è rappresentata da Gabriele Aral, Antonio Cesarano e Giuseppe Carnevale. Venerdì 25 ottobre si terrà la cerimonia di premiazione al ridotto del Teatro Comunale di L'Aquila.